Domani vado a Lucca Comics e ho deciso di preparare l'attrezzatura fotografica da portarmi insieme a voi. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ieri sera ho acquistato il biglietto per il Lucca Comics. Ho aspettato fino all'ultimo perché volevo vedere come erano le condizioni meteo. Domani dovrebbe essere bel tempo, quindi spero di fare delle belle foto a Lucca. Prima di preparare l'attrezzatura fotografica per domani insieme, vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un like e se avete qualsiasi domanda o curiosità scrivetemela nei commenti perché sarò lieto di rispondervi. Come vi accennavo prima, ho aspettato fino all'ultimo per acquistare il biglietto per il Lucca Comics per il 1° novembre perché volevo accertarmi delle condizioni meteo. Domani dovrebbe esserci bel tempo, forse ci sarà un po' di vento, non lo so, però dovrebbe essere tra le giornate del Lucca Comics quella migliore per andare a fotografare. In ogni caso l'attrezzatura fotografica che portiamo insieme a noi deve aiutarci a scattare anche in condizioni meteo poco favorevoli ed è per questo che oltre alla macchina fotografica e all'obiettivo porterò con me altra attrezzatura che mi aiuterà ad affrontare imprevisti di vario tipo. Comunque partiamo dalla base. Come corpo macchina porterò la mia fedelissima Canon RP, una full frame dotata di IAF adattissima per la fotografia di ritratto e quindi anche per la fotografia cosplay. Sulla Canon RP monto il Canon RF 50mm 1.8 che è un obiettivo molto versatile nella fotografia di ritratto. Posso utilizzarlo sia per fare dei primi piani ma anche per fare dei ritratti più ambientati. Il 51.8 RF è un obiettivo molto nitido che ha sicuramente una qualità superiore rispetto ai 50mm 1.8 per le reflex Canon. Ho montato anche il battery grip sulla Canon RP, trovate anche due video dedicati sul canale. L'ho montato principalmente perché così è più semplice impugnare la mia macchina fotografica, ho un'impugnatura più salda e poi se devo scattare un ritratto in verticale, guardate quanto è semplice impugnare la macchina visto che ho anche qua un altro pulsante di scatto. Inoltre all'interno del battery grip ho inserito due batterie Canon che mi permettono di avere un'autonomia di scatto circa doppia rispetto a che se avessi una batteria. Per arrivare a Lucca dovrò fare circa 4 ore di strada, voglio arrivare preparatissimo e quando sarò a Lucca non mi deve mancare assolutamente nulla, motivo per cui importerò anche due batterie di riserva per la mia Canon RP. Per quanto riguarda la luce che ci sarà domani a Lucca, ho immaginato un paio di scenari. Il primo è quello più favorevole in cui trovo il cielo nuvoloso, questo significa che la luce sul volo dei cosplayer sarà molto gradevole, quindi potrò scattare delle foto senza flash. Il secondo scenario è quello peggiore, soprattutto se uno scatta tarda mattinata o primo pomeriggio, ed è quello in cui c'è un sole forte, un cielo limpido, un sole forte che va a creare delle ombre sgradevoli sotto gli occhi dei miei soggetti. In quel caso, dal mio punto di vista, sono obbligato a scattare con il flash esterno mettendo il mio soggetto all'ombra. La penso in questo modo perché un anno a Rimini Comics ho scattato con un sole accecante foto ai miei soggetti, erano dei soggetti stupendi, però avevano quest'ombra sotto gli occhi e le foto per me erano rovinate. È inutile scattare male una foto con una luce brutta e poi perdere 3 ore in post-produzione per cercare di renderla decente. Secondo me è una fatica inutile ed è anche frustrante. Quindi porterò il flash esterno, in realtà ne porterò due perché nel caso si rompesse il primo ho il secondo di riserva. Ho bisogno di portare trasmettitore e ricevitore per il flash e anche l'adattatore da attaccare sul treppiedi. Questo è il treppiede che porterò, ci attaccherò sopra adattatore e ricevitore e sopra ancora al ricevitore ci attaccherò il flash. Per diffondere la luce e ottenere quindi una luce più gradevole utilizzerò questo ombrello che adatterò all'adattatore per il flash e nel caso dovessero scaricarsi le batterie del flash, del trasmettitore e del ricevitore ho queste batterie di riserva. Infine porterò con me questo astuccio dove tengo delle memory card di riserva ma anche un panno per pulire l'obiettivo all'evenienza. Porto con me anche questa pompetta che è molto utile per soffiare via la polvere dall'obiettivo. Per voi che siete arrivati fino a questo punto vi parlo della foto che avete visto in copertina. È una foto che ho scattato a Lucca Comics dell'anno scorso, c'era questa ragazza seduta sul muretto, praticamente era in posa, le ho chiesto di scattarle qualche foto, lei è stata gentilissima, super disponibile
e alla fine siamo stati molto soddisfatti entrambi del risultato ottenuto. Ok ragazzi, vi ringrazio per la vostra compagnia, io finisco di preparare le ultime cose per domani, vi invito ad iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti, lasciatemi un like per sostenermi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!